Buonasera a tutti. Io inizio con il dirvi che sono qui grazie a due persone che hanno trasferito tutta la loro personalità, tutta la loro ricchezza interiore a me. E quindi sono qui innanzitutto per testimoniare come la storia personale di una persona sia la storia di altre persone, anche di altre persone oltre che la propria. Mi riferisco a mio nonno, che faceva l'agricoltore qui in Umbria, e mi riferisco a mio fratello, ragazzo autistico di 28 anni. L'agricoltura sociale, quindi, partiamo dal che cos'è. È un meccanismo di governance in cui le aziende agricole profit, quindi tradizionali, diversificano la propria attività storica implementando servizi sociosanitari. Parallelamente, e tutto questo è avvenuto nella realtà già da alcuni anni, la cooperazione sociale, quindi le realtà imprenditoriali non profit, hanno iniziato spontaneamente a convergere verso le zone rurali. Perché? Perché il verde cura, perché in mezzo ad un bosco stiamo meglio tutti, semplificando al massimo. Da questa conversione nasce appunto un ibrido, un innesto, per usare un termine da agricoltura appunto, in cui due forme societarie tradizionalmente distanti si incontrano e nasce una forma di impresa agricola sociale. Guardiamo un attimo come si opera in agricoltura sociale. Sostanzialmente, attraverso un processo di democrazia partecipativa molto paritaria, molto trasversale, e attraverso il principio della sussidiarietà, quindi prendendo su se stessi l'iniziativa per realizzare ciò che manca, quindi abbandonando un po' la classica ottica assistenziale, questi attori prototipano e gestiscono diversificazione aziendale, assistenza terapeutica e, andando oltre, un meccanismo che riqualifica le comunità stesse, quindi comunità che si uniscono, lavorano e lavorano per chi? Per loro stesse. Perché? Perché l'agricoltura sociale? Perché innanzitutto c'è bisogno di sostenibilità ambientale. Spesso queste aziende producono, quasi sempre, in regimi di agricoltura biologica, sono OGM free, fanno una vera e propria tutela del territorio e sappiamo che con il rischio idrogeologico che abbiamo nel nostro paese, la sola presenza in certe zone di certi attori garantisce la sostenibilità proprio territoriale ed ambientale. C'è una spiccata multifunzionalità in agricoltura sociale, mi riferisco al contadino che sta dimostrando come dalla semplice coltura della ben nota zucchina si possa passare a produzione di energia, produzione di servizi turistici, produzione di servizi educativi, pensiamo alle fattorie didattiche, e all'ultimo, di recente, in ordine temporale, ai servizi sociosanitari. Abbiamo uno spettro di servizi che possono essere realizzati in campagna impressionanti. Andiamo dall'agriasilo, agrinido in cui ci sono i bambini, alla casa per la terza età, per rappresentare lo spettro attraverso un arco temporale. E la multifunzionalità non è soltanto operativa in senso economico, ma lo è anche da un punto di vista di inserimento lavorativo. Quindi sappiamo che un soggetto con un particolare svantaggio può passare tranquillamente in un'azienda agricola per trovare la propria posizione dalla semina piuttosto che il servizio al coperto in un back office amministrativo di un agriturismo, alla sgranatura dei legumi e tante altre cose. Quindi multifunzionale nel mercato, multifunzionale nelle mansioni interne. C'è un welfare partecipativo. Posso testimoniarvi, grazie all'esperienza diretta che poi vi racconterò, che non c'è servizio all'interno del contesto rurale che non venga negoziato, per così dire, da tutti i portatori di interesse. C'è un approccio multi-stakeholder, cioè se si deve parlare di come assistere la persona autistica è la prima ad essere tenuta in considerazione. E andando avanti nelle varie sfaccettature professionali e umane che si incontrano all'interno di queste realtà, la voce conta e le voci di tutti contano.
vengono tutelati i beni comuni. All'interno dell'agricoltura sociale, acqua, terra, fossi, zone montane, zone periurbane, aria. Pensiamo a tutto quello che è l'insieme anche dei mezzi, anche degli immobili che troviamo in agricoltura, che purtroppo con l'abbandono di certe zone era stato abbandonato e stava cadendo in disuso. Molto importante l'ultimo aspetto, che è più legato alla governance e alla gestione, l'economia e il processo di formazione educativa. La fattoria didattica sta dimostrando che l'aula come setting è importante, ma è importante anche una formazione esperienziale. Il bambino deve mettere le mani in pasta, deve utilizzare i sensi al meglio. All'interno di queste realtà scopriamo tristemente, purtroppo, che spesso l'aderenza alla realtà si interrompe fin troppo presto nel processo di vita di una persona, tant'è che i bambini non riconoscono la carota, domandano se l'uovo cresce dall'albero piuttosto che di vedere la mucca viola. Ecco. Quindi attraverso le semplici visite che si possono fare in aziende agricole viene recuperata proprio l'aderenza alla realtà, da dove viene quello che mangiamo. L'economia sociale è il movimento, diciamo così, economico al quale aderiamo. L'economia sociale è quella dell'impresa senza scopo di lucro, che non significa che non deve raggiungere l'equilibrio aziendale, ma che non divide gli utili alla fine dell'anno, quindi non c'è una massimizzazione del capitale per ottenere degli stipendi stratosferici. C'è il principio della porta aperta, per cui tutti possono presentarsi, e se l'azienda gode di buona salute deve tenere in considerazione le candidature delle persone che si fanno avanti. C'è il principio di una testa un voto, quindi ogni scelta è fortemente democratica, e quindi anche in questo senso l'agricoltura sociale si muove in una dimensione di democrazia partecipativa. Quello che ho pensato di realizzare, appunto, grazie alle esperienze personali, è stata la semente. La semente che parte con un centro diurno dove 12 ragazzi autistici attualmente nelle campagne di Spello stanno affrontando un percorso riabilitativo che punta da una parte a mantenere le abilità per un'autonomia personale, abilità che i ragazzi hanno acquisito nel corso della propria vita all'interno della scuola e all'interno di altri servizi, e dall'altra a trasferire abilità atte a un inserimento lavorativo. Quindi il focus è il trasferimento di abilità per un impiego, di qualsiasi tipo, con qualsiasi contratto, per qualsiasi monte ore. Abbiamo laboratori ergoterapici, facciamo comunicazione aumentativa alternativa perché queste persone funzionano diversamente, e quindi abbiamo abbandonato un po' il principio della solidarietà, cioè noi non puntiamo a rendere tutti uguali, bensì permettiamo agli uguali di essere diversi, siamo fraterni. Facciamo orticoltura, quindi abbiamo un pezzetto d'orto in cui non si vedono spesso nascere gli ortaggi o i fiori, perché appunto ha uno scopo terapeutico, e facciamo esperienze con animali, abbiamo galline, abbiamo alpaca e altre specie. Questo è un particolare di un'attività che è il confezionamento delle specie che coltiviamo. C'è poi una parte, uno spin-off, quindi vengo al secondo modulo. Dalla parte sanitaria passiamo alla parte commerciale, una cooperativa agricola sociale in cui i ragazzi riabilitati e avviati all'interno del centro diurno possono trovare un lavoro vero. Per darvi dei dati, 2 dei ragazzi che abbiamo avviato al lavoro dal 2011 ad oggi hanno firmato l'atto costitutivo della cooperativa che gestisce questa fattoria e si sono trasformati da assistiti in soci lavoratori, esonerando anche lo Stato dalla quota di assistenza in termini monetari che rivolgeva a queste persone. C'è una produzione biologica, facciamo orticoltura, frutta, ci sono allevamenti, c'è un agriturismo e un ristorante, e facciamo percorsi didattici con le scolaresche. Qui un particolare delle nostre colture, che ovviamente sono biologiche. Terza ed ultima parte, abbiamo guardato fuori dalle nostre finestre e abbiamo detto molto probabilmente riusciremo ad ottenere un bel successo facendo capire ai nostri vicini,
cittadinanza, altre imprese agricole, eccetera, che i nostri ragazzi non sono un peso, ma sono un'opportunità. E quindi abbiamo ragionato facendo marketing sociale, facendo un coinvolgimento, creando un'associazione temporanea di scopo con l'Università degli Studi di Perugia, il Parco Tecnologico dell'Umbria, la Confederazione Italiana degli Agricoltori e 5 imprese profit che confinano con noi. E appunto abbiamo dato vita a questo distretto in cui fondamentalmente si sta insieme e si comunica. Da cosa nasce cosa? Abbiamo fatto fiere insieme, scambiamo i canali commerciali e facciamo sperimentazioni attraverso progettazioni europee. Questo è un particolare di uno degli eventi che realizziamo all'interno del distretto. Grazie a tutti.